Benvenuti in questo nuovo video. La scorsa settimana ci siamo congedati dall'area camper di Susa, dove eravamo concentrati su alcuni lavori riguardanti il camper. Oggi, invece, ci immergeremo nella storia di questa affascinante cittadina, ricca di storia da raccontare. Ma le sorprese non finiscono qui. Vi condurremo anche a Valois, un suggestivo comune francese, che ci accoglierà per i prossimi giorni. Perché? Beh, non vogliamo rovinare la sorpresa. Quindi continuate a seguirci. Ci sono molti souvenir, vero? Perché siamo vicini alla Francia. Per forza. Se andiamo in chiesa a prendere fresco. Susa, conosciuta anche come Segusio nell'antichità, è una città situata nella regione del Piemonte, in Italia. La sua storia è ricca di eventi significativi, tra cui il passaggio dei Romani durante l'antica epoca romana. Stiamo entrando nel centro storico di Susa adesso. Nell'anno 25 a.C., l'imperatore Augusto, noto anche come Ottaviano, ordinò la costruzione di una strada militare, nota come la Via Augusta, che collegava la città di Torino ad Aosta, attraversando la Valle di Susa. Questo quadro sicuramente deve essere molto antico. Questo importante passaggio stradale, noto come Clavenna, serviva sia a scopi militari che commerciali. La città di Susa, situata lungo questa importante via di comunicazione, divenne un punto di snodo vitale nell'impero romano. Sebastiano ha appena fatto un commento su questa panda, cosa hai detto? È tenuta bene, ormai sono introvabili, panda 4x4 è tenuta bene. Molto bella. Susa, a causa della sua posizione strategica, fu soggetta a molte influenze culturali e commerciali durante il periodo romano. Le antiche rovine romane, tra cui mura, ponti e resti di edifici, testimoniano l'importanza di questa città come punto di passaggio nell'antica Roma. Allora, noi ogni volta che andiamo in qualsiasi posto ci succedono cose un po' strane, incontri strani. Incontriamo personaggi strani. Sì, adesso abbiamo conosciuto un signore che aveva voglia di parlare. Sì, ci ha raccontato praticamente tutta la sua vita. In un giro di un quarto d'ora. Però dai, era un po' scoppiato il signore. Molto. Ci diceva che comunque i Caraibi erano più belli della Sardegna, sì. Perché ci ha fatto vedere le foto dove è andato ai Caraibi. E noi però gli abbiamo detto no, mi dispiace, ma la Sardegna non la batte nessuno. Bisogna vedere dov'è, perché ci ha fatto vedere l'acqua dei Caraibi, non è che era così tanto invitante. Che poi, per carità, è bellissima, ci sono le palmette, però nulla da invidiare a... Distinguono le palmette. Sì, solo quello. Comunque adesso stiamo andando verso... c'è un anfiteatro romano, tutti, compreso il signore, ci hanno detto che è già chiuso, perché noi con le tempistiche siamo sempre messi bene. Ma visto che c'è un caldo da morire, sono 37 gradi, 38. Quindi sì, non potevamo uscire prima, faceva troppo caldo. C'era troppo caldo. Adesso siamo arrivati di fronte a una chiesa. C'era l'ultima fidanzata, me la sono. Comunque, domani ritorneremo. Faremo tutte le commissioni, poi domani torneremo al Moncenisio, faremo una notte lì e poi ci rimetteremo in strada, perché come vi abbiamo già detto in qualche clip precedente, dobbiamo andare in un festival super interessante, però non vi vogliamo dire niente, vi lasciamo con un po' di suspense. E poi stiamo dando tutta questa aspettativa, ma non sappiamo realmente come sarà questa cosa. Quello è vero, però sicuramente sarà interessante. Beh, sarà interessante già solo per il fatto che siamo in compagnia anche. Per noi sarà interessante comunque. Sarà interessante. Quanto pare, sembra aperta. Adesso andiamo a vedere. Susa fu un centro amministrativo importante per la regione circostante durante l'Impero Romano. Oggi molte tracce della sua storia romana sono ancora visibili nei suoi resti archeologici e nel suo patrimonio culturale. Susa è quindi un luogo di grande significato storico e archeologico,
testimone del passaggio dei Romani e delle loro influenze nella regione. Erano bassi. Ce l'hanno fatto dopo. Bene, anfiteatro visto. Passiamo di là. Adesso torniamo dietro da lì. Beh, vabbè, questo sia l'unico ingresso. E adesso ci riavviamo verso il campo. Facciamo per l'altro giro. Ci troviamo davanti alla cattedrale di San Giusto, un maestoso edificio romanico gotico che rappresenta uno dei principali siti storici e religiosi della città. La sua costruzione risale al XII secolo ed è stato oggetto di successive modifiche. L'interno della cattedrale è noto per i suoi affreschi medievali e il suo altare barocco. La cattedrale è un'icona dell'importanza religiosa e storica di Susa, attirando visitatori con la sua architettura imponente e il suo ricco patrimonio artistico. Buongiorno, questa mattina siamo stati svegliati da un bussare alla porta. Pensavo io personalmente che fosse la, non so perché, qualcuno del comune, visto che siamo nell'area camper, però l'abbiamo pagata, quindi ho detto strano che ci bussino. E invece erano due persone che ci seguono di Cremona, gentilissime, che volevano salutarci, ci hanno visto qua parcheggiati e volevano salutarci e ci hanno anche regalato i biscotti bretoni e un cidre rosé, gentilissimi. E adesso li assaggiamo anche i biscotti per colazione e poi oggi è l'ultimo giorno in Italia perché poi andremo in Francia, quindi stiamo andando a fare un bel po' di spesa per prima di partire, che costa un po' meno, e recuperiamo anche una bombola del gas e poi ci avviamo verso la Francia. Dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano. Cara, comunque ti ricordi che la pagavamo 17? Sì, quanto l'abbiamo pagata questa bombola del gas? 33 da 10. Ci fa 3 mesi. Prima di rientrare in Francia abbiamo dovuto prendere la bombola del gas perché eravamo agli sgoccioli. Adesso eravamo al quarto mese che era lì con noi e diciamo che l'abbiamo usata abbastanza. Questa abbronzatura terribile persiste e per fortuna, perché insomma era quasi finita, quindi per evitare di ritrovarci in spiacevoli situazioni in Francia abbiamo preferito cambiarla prima di partire. Quindi adesso ci rimettiamo in strada e stasera passeremo la giornata al Moncenisio perché fa davvero caldo. Comunque con Sebastiano stavamo facendo una riflessione. Quelli che dicono che i camperisti non portano soldi, la trovo un'assurdità, perché io lo vedo, soltanto noi abbiamo lasciato un po' di soldi a Susa, ieri abbiamo preso la cena da sporto, siamo andati a fare la spesa, abbiamo fatto gasolio, ci siamo presi il caffè. I camperisti che erano nell'area camper sono usciti a cena fuori, avranno fatto la spesa anche loro. Tutto questo semplicemente perché c'è un parcheggio con un carico-scarico gratuito. Quindi riflettiamo a tutte quelle persone che sono contro i camperisti, poi ovviamente ci sono anche quelli maleducati che lasciano il posto sporco, ma la maggior parte dei camperisti sono persone vicine alla natura e che portano soldi. Quindi bisogna iniziare ad apprezzarli di più i camperisti. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm... Salita fatta, siamo riusciti ad arrivare al Moncenisio, un'altra volta lentamente, ma noi arriviamo sempre. Con calma. Adesso ci siamo presi 2 pezzi di focaccia giù a Susa.
ce li mangiamo qua con la vista sul lago. È sempre molto affollato questo parcheggio, però è l'unico che è molto vicino al lago e noi abbiamo bisogno del contatto con l'acqua, perché ci sono altri parcheggi qua attorno dove puoi rimanere da solo, però sono tutti lontani dal lago. E quindi qua ci sono le tavole da picnic, ci sono le sedie a sdraio, sei a due passi dall'acqua per mettere i piedini. Faremo una notte qui e poi ci avvieremo verso... dove andiamo? Al Baluar. Buonissima. Buona. Mm-mm. Quella con che cos'è? No, prosciutto. Poi c'è questa, quattro formaggi, è vegetariana. Birra Messina. Buon appetito. Buon appetito. Considerando che ormai siamo oltre Ferragosto, quindi non è neanche fine settimana, c'è tantissima gente. Io penso che comunque vengano a cercare il fresco. Una quantità di camper impressionante. Penso di non aver mai visto così tanti camper tutti assieme. Assurdo. Eccoli! Super accampamento, abbiamo trovato un bel posto qui sotto la seggiovia di Baluar e hanno messo a disposizione questo parcheggio in mezzo agli alberi solo per questa settimana, perché c'è il festival 4x4 e abbiamo trovato veramente un bel posto per stare con i due camion vicini. Abbiamo il cortiletto interno adesso. Eli e Gregorio stanno cucinando qualcosa e questa sera mangiamo tutti assieme in questo bellissimo posto. Poi domani inizieremo la visita alla fiera del 4x4. Come va, amor? Sono pronti? Sì, di qua siamo pronti. Tu sei pronta? Sì, inizio a passarti le cose. Sì? Patate e carote. Perché? Ma esatto. Oggi potremmo fare un'insalata di verdi. Che profumino l'anatra. L'anatra, un profumino eccezionale, davvero. È un personaggio cino. Sembra un vecchio saggio. Tutti qua. Osserva! Se non hai ancora avuto l'opportunità di guardare il video dedicato al Tartan Track e ai suoi bellissimi e simpaticissimi proprietari, ti invitiamo a farlo. Troverai il link diretto nella descrizione del video. Che ne ha spazio dentro? È bellissimo perché è un'esposizione a cielo aperto di mezzi 4x4. Ovunque. Ma ci sono quelli in vendita, ma poi... ci piacciono di più quelli è dei proprio il 2%, perché ci sono tutti... i proprietari di 4x4 che sono venuti per questo evento, quindi vedi mezzi incredibili per strada. Molti sono proprio perfetti, che ti tutti dici com'è possibile che altri facciano... si vede che viaggiano. Invece altri vedi proprio che sono mezzi che viaggiano bene. Sono una figata, però io non ci vedo. Andiamo! Corri! Prima volta è nuovo via, vero Blu? Emozionata? Andiamo un po' le terze. Sì, ci rilassiamo, mamma mia. Olè!
prendono delle belle altezze. Prima giornata di salone del 4x4, in realtà la cosa più bella che c'è qua è la compagnia, perché siamo con la famiglia Tartan qua dietro, che adesso sono ancora giù al salone, poi oggi è venuto a trovarci anche gli amici Isal Ex con altri amici loro che arrivano dal Canada, e quindi la cosa più bella appunto è poter condividere questi momenti con altri viaggiatori. Poi ovviamente ci sono degli ottimi prodotti, ottime idee, perché comunque vedi altri camion e hai la possibilità di capire i sistemi. Tra l'altro noi eravamo un po' scettici fino ad ora per il nostro controtelaio, almeno io personalmente avrei voluto rinforzarlo in qualche modo nella parte centrale, e c'è un'azienda molto conosciuta che fa dei lavori ottimi, francese, che ha dei camion in esposizione e hanno esattamente lo stesso controtelaio nostro, e le molle sono messe nello stesso identico posto dove le ho messe io, e quindi sono molto contento, mi ha tranquillizzato un po' la cosa, ci fa piacere questo. Andrò ad acquistare sicuramente qualcosa. Io sono pieno, ma che qua? No, perché se non devi mettermi. Oggi è serata raclette, quindi adesso andiamo a preparare tutto. Poi abbiamo anche noi un'altra. Corrente. Poi Massimo ci attacchiamo, c'è la seggiovia, c'è la seggiovia. Il meno bello, ma se compatto un po' il formaggio. Veloce. 3, 2, 1. Forse sta benissimo. Al caldo. Cioè, oggi non passiamo il freddo. Dal mezzo. Mi piace che siamo sotto la seggiovia. Ma non è che ne ricordo stasera? No, sotto Ale. Sotto, vedi che ci insegna a lavorare. Ma sopra ci puoi mettere anche le bistecche volendo, no? Esatto, sì. Che sbagliato, loro tutte le cose. Non bisognerebbe prima. Se si spegne perché. Io non lo voglio mettere qui. Tu vuoi mezza patata? Se mi piace ora è un piacere. Parli come perderete tutti i vostri follower vegetariani. But you ain't even flexing. But you ain't even flexing. But you ain't even flexing. But you ain't even flexing.